Ho visto un cartello: Baccoli saluta Raffaele Liano, che è stato un professionista, un corridore che ha vinto tra l'altro la classifica generale finale di un Intergiro. Qua si parla di un evento internazionale. Da corridore non era mai capitato di stare sulle strade di casa, anche se a distanza di anni è sempre una soddisfazione e un orgoglio. Il giro è un giro parallelo al giro dei professionisti. Partecipano, diciamo, le persone come me che hanno comunque lo sport nel sangue, ma è un'esperienza. Si fa con queste biciclette elettriche per sostenere la mobilità, quindi per promuovere la bicicletta elettrica e la mobilità elettrica sostenibile. Con un ideale vincente e con una veduta a 360 gradi siamo riusciti a portare di nuovo, perché sono 3 anni che ci ripetiamo, l'evento più importante del ciclismo, il Giro d'Italia. Quindi qual è miglior modo di far conoscere il nostro luogo, che è una terra di turismo, al mondo intero? Tutto il riscatto di un sud, vedere le strade pulite, belle, piene di gente, con questa giornata, secondo me, la cartolina migliore per il mondo. Abbiamo riempito tutti gli alberghi, tutti i ristoranti per 2 giorni. Un successo di pubblico, un successo sportivo. E cosa dire? Dobbiamo solo ripeterci tutti insieme, avanti tutta. Ma è Olaf Koi che vince la tappa!